Buongiorno signori, domenica e come ogni domenica ci dobbiamo pesare. Questa settimana, non lo so, credo che la dieta chetogenica non stia più facendo effetto. Credo che il mio corpo ormai si sia bloccato. Questo ragionamento nasce proprio dal fatto, ieri ci pensavo con la mia ragazza, che non sto più vedendo una perdita di peso effettivo. Io, come sapete, mi misuro ogni giorno. Ora vi mostro il peso e seguito vi mostro tutto quello che ho fatto durante la settimana. E capirete come in passato ho fatto le stesse cose, anzi forse pure di meno nelle prime settimane, e vedevo, perché io mi controllo il peso giornalmente, che perdevo più chili. Ma vi faccio vedere quello che ho fatto e così posso spiegarvi meglio. Premesso il fatto che di sicuro sono dimagrito, quanto? Rispetto a domenica scorsa, 2 Ho perso 2 kg. kg. Sì, 2 kg e 2. Tutto quello che ho detto, eliminatelo. Ho fatto malissimo i conti. Effettivamente sì, è vero, a quanto pare ho perso 2 kg e in più ci stavamo rendendo conto che un po' sono sgonfiato. Sapete che praticamente durante questa settimana l'app della bilancia si è aggiornata e io non capivo più niente. Praticamente ho saltato addirittura il peso di un giorno, o perlomeno l'ho scritto su un pezzo di carta, ma l'app non me l'ha riportato. E non lo so, comunque l'app è funzionalissima. E vi lascio sempre la bilancia qui sotto perché onestamente, in un giorno praticamente hanno sistemato, hanno aggiornato l'app, non funzionava, e il giorno stesso l'hanno fatta riapparire funzionante. Quindi confido molto in loro. Mi devi fare un tatuaggio con i segni dove prendere tipo le misure. 149 quella della settimana scorsa, e sono felice di ciò. Tettine. Ah, ormai sono tettine. E tu le chiami così? Le mie tettine stanno scomparendo. Ho perso 2 centimetri di tettine. Le mie tettine. Ciao tettine. Ho perso 3 centimetri di coscia. Molto interessante. Anche se abbiamo queste facce traumatizzate perché ci siamo appena svegliati, volevamo fare colazione con questo, che sarebbe un preparato per pancake. Volevo, sì, è vero. Però mi sentivo molto in colpa perché ero convinto di non aver perso peso. Ora che non mi sento in colpa, il mio amorino me ne prepara tutta la confezione, vero? No. Vado a fare colazione, torno e parliamo a pancia piena. È lunedì 27 aprile, gli altri sopra mangiano e io invece pedalo. Oggi ho fatto digiuno per recuperare, visto che sabato ho mangiato la pizza. Inizia così la settimana e domani mattina super colazione. È martedì sera, dopo cena, stravolgimento di programma, non ho fatto la colazione che dovevo fare. E comunque io, come ogni sera, pedalo. E così sarà per il resto della settimana. Non farò più la colazione, non ne vale la pena, ho saltato già 2 giorni. Vabbè, ci vediamo domani. È mercoledì e anche oggi pedaliamo. Dovrei dire è giovedì, ma in verità è venerdì, cioè è passata la mezzanotte, la pedalata di giovedì, che l'ho fatta così tanto tardi per colpa dei video che vi lascio qui sopra linkati al solito, perché ho iniziato una cosa nuova. Mentre io pedalo e mi faccio i miei 30 minuti, lei mangia. Vi sembra giusto? Va bene, diciamo che è giovedì, ci vediamo domani che è venerdì. È venerdì? È sempre sera, sto pedalando ed è sempre sera perché ormai i video che sto facendo ogni giorno mi prendono un sacco di tempo, ma noi facciamo sempre tutto e quindi si continua a pedalare. Iniziamo con, scusate il casino dietro di me, ma c'è stato un tempo assurdo, vento, pioggia, abbiamo dovuto entrare qualcosina per dentro, tipo il bonsai, che se no faceva una brutta fine. Detto questo, allora, pensavo di aver perso meno chili, la bilancia mia, più che la bilancia, perché poi si è sistemato e ho potuto controllare tutte le cose per bene, la mia testa con quel giorno che è mancato si è un po' scombinato. Positivo, di sicuro continuo con la cicletta solamente, perché come si è potuto notare nella prima settimana che ho iniziato a farla, è quella che mi dà migliori risultati, è quello che mi fa notare realmente un dimagrimento. E soprattutto mi affatica poco. Comunque io dolori alle gambe ne ho avuti, eh. Ne ho avuti pure tanti. Sia alla caviglia, che ancora mi fa male da quello che fu l'incidente, che al solito lascio il link qui sopra, sia dalla gamba sinistra che mi feci male quando mi misi a correre tempo fa. Comunque, ritornando a noi, mi sento positivissimo.
ed ero negativissimo. Pensate che addirittura proprio ieri sera ho contattato una persona che sta, se non mi sbaglio, Stati Uniti o America, perché volevo provare un nuovo farmaco. Non è un farmaco, è un aiuto alimentare. Praticamente si chiama, se non mi sbaglio, Provid, e dovrebbe mandare il corpo in chetosi in meno di 60 minuti. Cioè vuol dire che praticamente al posto noi di andare a eliminare gli zuccheri e i carboidrati, volevo darmi questa spinta in più, quindi aspettare il momento in cui il corpo è senza zuccheri e carboidrati e va in chetosi, volevo darmi questa spinta in più per poter andare direttamente in chetosi. Praticamente quasi ogni giorno lo potrei fare e in questa maniera dimagrire molto di più. Una cosa che sto notando che mi sta dando tanto fastidio e sta crescendo è che praticamente il discorso di stare male di stomaco, cioè prima stavo male solo il lunedì, ma è relativamente normale perché dopo che per una settimana non introduci carboidrati e zuccheri, domenica fai questa buffata solitamente col giorno libero mio perlomeno e ne mangio tanti, è normale che il tuo corpo reagisce un po' strano, cioè realmente pure giusto sotto certi punti di vista, e il lunedì solitamente andavo male di stomaco. Ora questa cosa sta crescendo, cioè che voglio dire, prima era solo il lunedì, poi il lunedì e martedì, adesso siamo arrivati quasi al mercoledì e questa settimana ho dovuto prendere delle pilloline, le classiche Imodium se non mi sbaglio, quello che sia. Quindi devo capire se servono degli integratori alimentari o qualcosina. Ma detto questo, ho perso tanti chili. Facciamo un piccolo riassunto così vi posso spiegare per bene tutto quello che è successo, visto che ormai è passato tanto tempo e così riesco ad essere più chiaro. Io ho iniziato la dieta il 12 febbraio 2020, non era chetogenica, era una dieta normale, la quale l'ho mantenuta per una settimana, che non sono riuscito a mantenerla per bene e ho perso solo un chilo, che si potrebbe dire che sono i classici liquidi che si perdono all'inizio. Quindi dal 19 febbraio io inizio a fare la dieta chetogenica. Per capirci, il 12 febbraio pesavo 149,8, il 19 febbraio pesavo 148,8, un chilo preciso. Ad oggi, 3 maggio, che io peso 136,6 kg. Ciò vuol dire che innanzitutto sono passate 3, 4, 5, 6, 7, 19 febbraio, sono 11 giorni. Ok, ce l'ho fatta. In 75 giorni, o se uno vuol dire in un'altra maniera, in 2 mesi e mezzo, io sono arrivato a perdere. Alexa, quanto fa 148,8 meno 136,6? 148,8 meno 136,6 è uguale a 12,2. Quindi vuol dire che praticamente sono tornato al peso di pre-pasquetta, perché se vi ricordate, e chi mi segue, guardatevi tutti i video, vi lascio qui la lista di tutti i video della dieta. Io ho fatto la settimana di pasquetta, ho fatto la domenica e il lunedì mangiando al posto della classica domenica perché era Pasqua e pasquetta, e la settimana scorsa ho dovuto fare il sabato, sera libera, causa festività, ce ne eravamo dimenticati e abbiamo mangiato la pizza normale, quindi ho fatto sabato sera e domenica libero, quindi ora sono ritornato, anzi addirittura dimagrito di più. Se non avessi sballato tutte le cose addirittura potevo essere altri 2 kg in più, una roba di questo genere. Quindi la dieta chetogenica sta funzionando, per ora potrei dire benissimo. Quindi, avete visto un inizio diverso dal solito? Perché sto facendo anche una piccola sfida e vi lascio qui sopra il link della sfida che sto facendo, cioè 30 video in 30 giorni, anzi sarebbero 28. Andate a guardare anche quest'altro link, così potete vedere per bene la sfida che sto facendo e tutti i video che sto andando a fare. Mettete il like, iscrivetevi al canale se volete avere continui aggiornamenti e soprattutto seguitemi anche su Instagram. Il canale Super Sconti Chicotto, ve lo ricordo sempre, dove lascio tutte le offerte e le promozioni di tutto quello che io compro in primis e di quello che su Amazon è scontato sempre almeno al 50%. Cerchiamo sempre, perché sennò non ne vale la pena inserirli. E niente, ho detto tutto. Quindi grazie di avermi seguito anche questa settimana. Vi ringrazio perché vi ricordo sempre che grazie a voi, grazie alla forza che voi mi date, io continuo a fare la dieta. Vi ringrazio infinitamente. E i vostri like mi sono veramente tantissimo di supporto. Quindi detto questo, ho detto tutto. Da Chicotto è tutto. Ciao!